Valerio, innanzitutto complimenti perché dopo tante fatiche per il tuo capitano hai meritatamente indossato questa maglia al termine della cronosquadra. Sì, diciamo anche altre fatiche che verranno, quindi non è che siamo arrivati alla fine. Sì, devo dire che oggi veramente la squadra siamo andati veramente forte, dal primo all'ultimo. Io già da questa mattina nel riscaldamento vedevo nei miei compagni veramente le gambe che giravano bene e la voglia di fare bene. Oggi veramente credo che ogni singola cosa sia riuscita ad andare al posto giusto. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo che potevano dare oggi e sì, diciamo che ho avuto questo piccolo regalo da parte di Vincenzo, però ecco, non dimentichiamo che tutti i miei compagni lottano per far bene. Ma chissà che magari domani in cima alla salita austriaca questa maglia non sia ancora sulle tue spalle, noi è quello che ti auguriamo. Sì, ovviamente questa sera mi dovrò subire i miei compagni a partire da Scarpa che è una persona veramente simpatica, una persona che fa gruppo, una persona che ti fa passare tante cose, quindi sì, ovviamente sarà il dibattito di questa sera a cena che domani devo fare io il leader, che devo tenere duro, quindi mi aspetto subito anche dopo la gara, non parlo. Come sarà a dormire con questa maglia a fianco? Non è la maglia rosa, ma comunque è sempre la maglia di leader del Giro del Trentino, che io da sempre dico un piccolo Giro d'Italia. Sì, diciamo che ho la fortuna di dormire con Vincenzo e quindi molte volte vedi passare delle maglie ma le vedi passare accanto, non sopra il tuo letto. Quindi sì, ovviamente io la vivo una cosa molto, molto sono molto sereno, molto tranquillo, non sento pressioni perché so che oggi è un inizio verso un grande cammino che è il Giro d'Italia. Quindi step by step vediamo di arrivare bene. Prima hai detto una cosa che mi ha emozionato molto, ho gioito e pianto quando Vincenzo faceva quelle grandi imprese al Tour, e questo detto da un compagno di squadra, da un gara, secondo me è una cosa veramente bellissima. Ma sì, come ho detto anche prima in conferenza stampa, credo che prima di parlare di gregariato una persona quando fa una cosa, se la fa perché credo che la sente, cioè la vuole fare ma non perché è imposta. Io quello che riesco a fare dopo ogni gara cerco di farla al meglio che posso fare per Vincenzo. Ultima domanda, la tappa di domani con questo arrivo in salita, una tappa un po' particolare, molto lunga, 220 km e soprattutto si parte un orario un po' inconsueto rispetto a quelli a cui siamo abituati negli ultimi anni. Sì, diciamo che è una partenza un po' alla Milano-Sanremo, quindi il chilometraggio non sarà uguale, però ovviamente anche a stesso è lungo. Noi ovviamente domani abbiamo il diritto dovere di controllare la gara e poi sul finale vediamo di poter far bene con i nostri leader. E che faccia bene anche Agnoli su quella sorta. È chiaro, dovrò tenere le ruote innanzitutto di Scarponi, che sarà il primo che mi attaccherà, poi sarà Fuzcan e Vincenzo, però beh, a parte scherzi, cercheremo di far bene. Grazie.